me. Sognava non voglio più penare, potendo che stanotte no basta. Luna nuova va a sapere, si rimane l'amma mia vengiarra, o morta da tua. Mane che già accise la dignità, cuore non soffrì, mane non tremò, o sangue. Vous, monsieur le général, questo è solo un allenamento. Per me in combattimento non esiste finzione. Vogliate comunque accettare le mie scuse? Non è grave. Tutto impeto il nostro Enrico. Peccato che non gli sia servito a Gaeta per battere i Borboni. Francesco II gli è sguisciato di mano come un'anguilla. Anche se non è questo che preoccupa il nostro conte di Cavour. E cosa allora? Ma Garibaldi, per Dio, Garibaldi è l'incubo del nostro primo ministro. Ma ormai Garibaldi è fuori gioco. L'esercito è sciolto e lui a Caprera. Ma lei? L'eroe gode ancora dell'appoggio di mezza massoneria italiana. Non c'è da fidarsi. E in più i borbonici hanno anche l'appoggio del Papa. La copertina del Pace mostra Pio IX che distribuisce armi ai briganti. Ma non vorrete parlare tutta la sera degli intrighi di Garibaldi? All'Eden c'è lo spettacolo del Bataclan di Parigi. Mio marito è riuscito a prenotare un palco. Ah, è proprio vero, bisognerebbe lasciare la politica alle signore. Se non altro sarebbe meno noiosa. Messie General, un messaggio per lei. Potete andare. Signore e signori, il governo mi ha nominato luogotenente generale del regno. Parto per Napoli immediatamente. Sostituite il generale Farina nella repressione del brigantaggio. Ah, oh, no, vado a rendere meno selvaggi quegli italiani. È tempo che quei cafoni capiscano che la nostra pazienza è finita. Attento a non usare la mano pesante. L'Europa è scandalizzata dai nostri metodi. La guerra è un atto politico. Un atto di forza che non può preoccuparsi di scandalizzare chi che sia. Ma noi non siamo in guerra, poiché sarebbe una guerra civile. E poi, ricordate, ha vinto più battaglie Fouché con i suoi servizi di informazione e le sue spie che Napoleone con la sua armata. Ogni volta che l'esercito interviene è guerra. Tutto il resto è ipocrisia e propaganda disfattista. Quasi vi invidio, generale. Andate in quel profondo sud, tra quelle popolazioni barbare e violente di cui scrive Dumas. Attenta, madame,
State parlando di italiani? Non esageriamo, sarebbe come dire che i marocchini sono francesi. Auguri, luogotenente del regno. E guardatevi dal mal francese. Ne terrò conto, madame. Buona giornata, sento. Ma ricordate me? Sì, sei stato con Garibaldi. Ehi, avete fatto la guerra. Ah, avete fatto la guerra. Ma come, hai mai vinciuto? È capito combinato. Non ci sta più servizio militare di 8 anni. Per 3 anni niente più tasse. Siamo usciti dalla schiavitù borbonica, non siete contenti? No! Abbasso Garibaldo! Ma che si è asciuto pazzo? La vita capì, i garibaldini l'hanno acceso tutta la famiglia. O voglione se muore fame. Qua non ci stanno manchi i soldi per s'accattare un bicchiere di vino. Stamma peggio prima. Garibaldo. Ma non era meglio restare a Napoli che tornare a casa mi sa sti 4 morti di fame. Là almeno c'erano i piccoli. Oh! Ma dove cazzo credete di andare? In guerra? Ma non avete letto o bando? Ci sto tornando dalla guerra. Sono un caporale dell'esercito garibaldino. E qua c'è sta il mio congedo. Fa vedere. Lo sai leggere? E che buono. Ha già parlato con la sindaca. E tu? Io gli ho prestato 20 scudi. E non lo lascio se prima non me li restituisce. Non ci credete? Ve lo giuro. Ma su chi glielo giuri? Non paga la sua. Carmine, Carmine. Ehi, Gioa, come stai? Buono. Conosci a Ninconanco? Serva vostra. E vieni a casa, ti stanno aspettando tutto qua. Gioa, io a casa ci voglio tornare da uomo libero. Con questo posso chiudere con il passato e prendere un posto nella Guardia Nazionale. Vado dal sindaco a presentarmi. Oh, sindaco è sempre Don Salvatore. Prima stava che è Borbone, ma sa che è liberale. Ma sempre lo stesso. Avete voluto il fondo in proprietà e noi ve l'abbiamo dato. Ma adesso siete proprietari, non più salariati. E le tasse le dovete pagare. Sarebbe troppo comodo fare i padroni e frodare il governo. Buona giornata, Don Salvatore. Scusate, Don Salvatore, ma come paghiamo? Con quali denari? Sono 2 mesi che ci avete dato terra e non abbiamo ancora fatto un raccolto. Abbiamo fatto appena una semina con quello che costa le semenze. Con che cazzo paghiamo? Bravo. O pagate o la terra vi sarà confiscata. E così voi la riscattate. E diventa vostra, voi. Va. E tu che vuoi? L'ha già portato congedo. E la richiesta d'arruolamento nella Guardia Nazionale. Con questo foglio. Sai che ci puoi fare? Il decreto del ministro Liborio Romano parla chiaro. Stabilisce che nella Guardia Nazionale possono entrare i capi di famiglia, negozianti, possidenti, impiegati, capi d'arte. La verità è che a voi garibaldini non vi vuole nessuno. Ti do un buon consiglio. Vattene. Questa per te è terra bruciata. Il conte Loversi non si è scordato che gli hai ammazzato un figlio. Lo fece per l'onore di mia sorella e voi lo sapete tutti. La promessa del nuovo governo è l'amnistia e l'arruolamento della Guardia Nazionale. Qua ci sta il congedo. Per te e per gli assassini come te non c'è amnistia. E che? Abbiamo fatto l'Italia per le carogne come te. Carabinieri, Duim! E ha portatelo via in galera! Facete solo una mossa, ma faccia diventare come a Santo Lazzo! Sei fottuto, Carmini! Chi è tuo fucile? L'anima è chi da fuori! Portate la via e vai! Io metto chiami che è Ma tu faccio uso! Sì! Sto fermo, me merda, che sta fermo! Sto fermo! Sto fermo!
Taggi di sto testa, va bene? E tu, mio figlio, è meglio che te ne stavi a Napoli a fare il magnaccio di tua sorella. Oh, che bellezza! Faccio cagare in tu! E allora? Fatti via! Ma muzzucatela! Padre nostro che è sincero, San Nuceto il nome tu, Adveniat regnum tu, fiat voluntas sua, come in cielo così in terra. State pregando padre, per tutti quelli che avete fatto impiccare. Carmine, ma che sei asciuto, pazzo? Io sono Vincenzini il calzolaio, lo sai, mi conosci da una vita. È proprio per questo. Lo sanno tutti che eravate la spia del Borbone. Erano tutte calunnie. E che ci facete, Cattita? In questo momento è meglio stare dentro, è più sicuro. In galera, sì. Tanto il vecchio potere se n'è andato, quello nuovo non è venuto ancora. E così bisogna aspettare che le cose si aggiustino, che si sistemino. E poi... E poi tornate a fare spione. Signor Caporale, a Rio Nero hanno arrestato Nicola Summa e Carmine Crocco. Crocco? E chi è? È un ex garibaldino, quello che uccise il figlio del conte Loversi. Ah, sì, mi ricordo. Perché lo hanno arrestato? Ah, questo non si sa. Io faccio il calzolaio. Sapessi quante cose che mi dicono i piedi. Le zingare leggono le mani. Io leggo i piedi. E a voi che vi raccontano i piedi? Dicono che la gente ha fame di pane e di giustizia. Eh già, perché Garibaldi non ha mantenuto neanche una delle promesse che ha fatto. Hai capito? E i piemontesi hanno occupato tutto. Niente più dazi, niente più commercio con l'estero, il porto di Napoli distrutto. E quella bella fabbrica di Sora è chiusa. E l'arsenale di Castellammare pure. E l'hai saputo qual è l'ultima novità? Che adesso quelli del nord, gli operai, arrivano a migliaia per lavorare qua. Sì, lavorare qua. Stai calmo. Sono venuto per aiutarti. Figlio del fucile. C'è qualcuno che ti vuole parlare. Chi? Un amico. Lui ti spiegherà tutto. Vai, vai. Quelli come te, con gli stivali, o li fucilano o li rimettono a cavallo. Eccolo qua, il figlio il prodigo. Ma come? Torni dalla guerra e non mi viene a trovare, Carmelì. Dovevo presentare prima il congedo a Don Salvatore. Neanche mio padre e mia sorella ho visto. Ti ricordi di quando eri guaglione? Mi dicevi, Don Angelo, fatemi sentire le campane. Da allora io ho sempre protetta la tua famiglia, anche dopo la disgrazia di tua sorella. Credetemi, vi sarò sempre riconoscente. È il dovere di ogni buon cristiano per chi cade in disgrazia. Ma tu ti sei riscattato. Hai combattuto con onore, fino a meritarti i gradi di caporale, però hai lottato dalla parte sbagliata. Siamo stati traditi. Ma che ti aspettavi da un senza Dio? Da un massone che odia la Chiesa, che disprezza il popolo, che lo fucila, lo deruba? Anche lui è stato tradito. Ma lasciamo perdere questi discorsi. La realtà è sotto gli occhi di tutti. Tasse, bandi, decreti. Si sono spartiti i beni della Chiesa come i panni di Cristo. E ora chi ci penserà ai poveri? Il nostro buon re. Sì, proprio lui che sta approntando un esercito possente in Spagna per affrontare l'invasore e scacciarlo dalle nostre terre. Intanto noi dobbiamo preparare il terreno per quel giorno.
E come? Avrai saputo delle rivolte contadine che scoppiano ovunque. Ma questi sacrifici sono vani, perché i nostri fratelli non hanno armi e non sono ben guidati. Ci vuole un capo. Ci vuole una guida per condurre questa crociata. E avete pensato a me? Sì, proprio a te. I boschi sono pieni di fuoriusciti, di sbandati, di disertori che vivono ormai di rapine e di taglie, ma che sotto una guida possono diventare un vero esercito. L'esercito del popolo. Per fare un esercito ci vogliono denari, armi, uomini. Lo conosci, Michele Caruso? Sì, ne comandavo una ventina al lago Pisola. 40. Poi abbiamo capito che stavamo dalla parte sbagliata. Caruso metterà a disposizione i suoi uomini e le armi che abbiamo appena ricevuto. In più farà da collegamento tra noi e te. E qui ci sono 360 ducati che un nobile amico ti invia per fare le paghe. Tutti questi soldi non li hai visti mai. Sono una tentazione. Andiamo. Faccio avere i nuovi fucili. Guarda che meraviglia. Può sparare 6 colpi in fila. Tiene un tamburo estraibile. Si ricarica in un niente. È vero. Questi non tengono manco il tempo di dire amen. Mo amma trova quelli che li sanno usare. Per gli uomini basteranno i miei. Li comando un disertore austriaco a questo momento. Ma tu sai leggere? Ehi, è Liege. Vittorio Emanuele II decreta. Chi ci dà a casa o cibo viene fucilato. Chi c'ha troppo da mangiare o c'ha le armi viene fucilato. Chi ci aiuta viene fucilato. Chissà dove siamo e non lo dice, viene fucilato. C'hanno pure il diritto di rappresaglia. Chi si sorprendere i Borbone? Forse è meglio così. Con le prime fucilazioni vedrai quella che succede nei paesi. La gente brucia tutti i prefetture. È stato in mano, lo sparammo quando è vero il Dio! Levatevi le giacchette stivali! Facete a presto! Fuori! Alzate in mano, scendi! Scendi da coppa e calate! Fuori! Ma guarda là, guarda. Carminier, non sparà, sono figli miei. E tu chi sei? Carmine Crocco, figlio di Ciccio e Donna Maria. Non ti ricordi me? O 3 maggio 34. Un giorno castinato. Donna Assunta, la levatrice. Sono anch'io che t'aggio tirato fuori e intervisce mamma tua. Chisti sono figli miei. Avasciate mani. Carminella è un amico. Chisto Alfonso. O primo, tiene 20 anni. E chisto Salvatore, 18. Donna Assunta, voi che facite? Facimmi i funghi. Ma che vuoi che facimmi? Yam, Croc. Chi si sono 3 morte di fame? Ma tu con chi stai, Caruso? Sempre con chi comanda. Allora hai sbagliato padrone! Don Carmine, la vita scusate. Io e mio fratello eravamo soldati. Voi ci potete capire. Voi avete vinto. Non ha vinto nessuno. Hanno perso tutte quante. Ci hanno fottute. E tu che fai? Cerco gente di coraggio disposta a seguirci per riprenderci il nostro. Se venite con me, avrete panni nuovi. Un fucile come questo e anche 2 carline al giorno. Siamo con voi. Comandateci. Donna Assunta, e voi che facete? E che posso lasciare i figli miei?
Carmine Crocco. Io sono Luigi Frota, il figlio di Crescenzio, il compare di vostro padre. Vi ricordate di me? Venivo a vendemmiare giù nel fondo del Fortunato. Carmine, non me la vuoi, aiutami! Carmine, lasciate stare, questo è un sequestrato! Ma che fate, Carmine? Ancora non hanno pagato il riscatto! Ehi, Don Michele, ma chi sta chi è? Ma che è uscito pazzo? No, l'hanno mandato i borbonici. Adesso è lui che comanda. Tra di noi non ci avevamo mai toccato. Chi sta non sappa terra, come a me, come a voi. E i contadini non si toccano. I nemici sono i nuovi padroni. Ehi! Ma chi sei, Masaniello? Hai sbagliato la strada a venire qua! A fare il guappo qua, si muore! Si muore! Ecco, ah! Carmine! Ma io ti conosco a te. Tu non sei la moglie di Don Alfonso. Lo ero. Come sono liberata. E che libertà a diventare la serva e lubrigante. Io non sono la serva di nessuno. È brava la comare. Sparate meglio ai militari. E avete pure pensato a Pasina. È meglio che abbierti con barriere tuoi e sta lontana a me. Se non lo sparo. Tanto per insegnargli la creanza. Te lo cucino io sto pollo. Crocco, siete stato grande, ma la gente campa dei riscatti, delle ruberie, delle depredazioni. Non c'hanno niente e le famiglie sono piene di debiti. Sentite, vuol dire che la volta solo. Mi sono venuto qua perché c'è vista la disperazione nella gente mia. Hai fatto la rivoluzione. Perché ci avevano promesso la Repubblica. E invece hanno cagnato un re con un altro re. T'hanno riempita la capa e ghiaccia. E che sanno rata? Tasse, carcere, fame. E ci hanno fatti più schiavi prima. E per la disperazione siamo diventati ladri, spergiuri, assassini, senza Dio né patria. E abbiamo fatto il loro gioco. Perché loro ci considerano così. Come cani rabbiosi, miserabili e feroci. Ma in questo destino c'è un futuro di vergogna che ricadrà sui nostri figli. Perché saranno figli di ladri, di assassini, di puttane. Ma noi ci avevamo ribellato contro questo destino. Dobbiamo combattere contro queste ingiustizie. Ma dobbiamo combattere come dei veri soldati. Dobbiamo costruire un esercito. Un esercito fatto di disperati, di sfruttati, di lavoratori traditi. Ma non si immesura. No, assieme a noi ci sta la Chiesa, che da questo governo è stata umiliata, infangata. E poi ci sta un re nostro, la corona, che tornerà a governarci quando avremo cacciato l'invasore. Ecco, queste sono le nuove armi. E questi sono i ducati per le paghe.
Chi viene con me non deve giurare fedeltà, perché il forte non ha bisogno di giurare. E il debole tradirà qualsiasi giuramento. Chi viene con me deve giurare di andare fino in fondo, fino alla vittoria! Rob, ho sentito quello che hai detto. Mi trovo d'accordo. Ti riconosco l'autorità. Sì! Dobbiamo restare uniti fino alla fine. Beh, sapete che mi ha risposto Sua Eccellenza il prefetto? Pure in Germania ci sono i banditi. E che gli vuoi dire a uno che ti risponde così? Ma che ce ne fottano noi da Germania? Qua non si campa più. E questo che significa? Che l'esercito ce la possiamo scordare? Ma quale esercito? Ci stanno quattro bersaglieri a Nola, la Guardia Nazionale che è corrotta o si fotte di paura? Abbiamo perduto gli appalti del governo borbonico e quelli di questo governo non arrivano mai. Ci considerano africani. Ma il vero nemico è lo Stato Pontificio. Dio mio, non bestemmiate, commendatore. State zitta tu. Ma se il cardinale Antonelli continua a foraggiare la reazione e Cialdini a Napoli poi ha fatto arrestare l'arcivescovo e ha peggiorato le cose. Insomma, dobbiamo fare da soli. Dobbiamo dare a Torino un segnale forte e chiaro. Ma come? Come? Ma signori, noi siamo nel nostro diritto. Siamo l'autorità del nuovo Stato. Noi siamo il governo di questo paese. Cominciamo a farci giustizia. Prendiamo un uno qualsiasi e che serva da lezione a questi figli di puttana e al governo. Per prima cosa dobbiamo riprendere Crocco. Con una botta sola diamo una bella lezione a chi che l'hanno fatta scappare, alla Guardia Nazionale e ai preti. Sì, ma dove lo troviamo? Secondo alcune voci si è unito alla banda Kruger. Quell'assassino che ha rapito mia moglie Filomena. Povera Filomena. Chissà quali supplizi avrà dovuto sopportare. Dicono i giornali che le donne rapite vengono stuprate da tutta la banda e costrette a rapporti contro natura con... Vi prego, Conte, vi prego. Io spero che sia morta. Ma per sapere dove sta Crocco, basta chiedere. A chi? A un padre, a Don Francesco. Chi le sta in casa qua vicina, hanno pari miglia qua, incontrata per tutti. E poi alla legge che ci consente di prenderli in ostaggio. E allora? Che aspettiamo? Voi, Maghisa! Anche il burro! Ma dove sta Carmine? Eh? A dove l'ho nascosto? Parla! 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 Ti cacciato! Ti cacciato! Prendete la figlia! La figlia! Vieni acqua, no, lasciatela! No! Avanti! Portatemela qua! Per te! Per te è stato ucciso mio figlio! Tenetela ferma! La latrina! Un cesso sei! Giudiamo! Tanto ferma che... No! Animale! Mi avvisano! Francesco! Guarda che serve questa latrina di tua madre. Ora basta, ce ne possiamo andare. E stanotte può bastare. Ma torniamo, torniamo. Diamo un cerchio. Via! Ambrangio! Ma chi è stato? Muriamola. Sì. Muriamola. Aggredire il padre di Crocco. Umiliare in quel modo sua sorella è stata un'infamia, oltre che un gesto criminale. I contadini sono con Crocco e sono infuriati. Meglio così. Hanno avvertito tutta l'arroganza dei nuovi padroni. Questo li rende disposti a tutto, purtroppo.
Carmine Crocco. Stiamo andando ad assalire Rio Nero. Vogliamo cacciare tutti i traditori che adesso comandano. Sappiamo chi siete e siamo con voi. Cande una storia antica, e sbruse, e fatica, e spare, tradimento, e uomini tuosti, e uomini niente, e a raggio sotto sole, e a moro sotto luna, e soldata, e contadina, e sangue, e fortuna. Cande la terra mia, la terra senza valore, che non si sape come, che ne sembra invasore, e rire quando chiagna, e chiagna quando rire, e campa tutte i giorni, e promessi e bucine. Canto delle divise, regando furastiere, rebutture di lato e de pennacchio mio. Cante una carabina, che ha ucciso figlio mio. Cante un dolore, costava solo Dio. Ma io canto, 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 che tutti hanno sapere, che non c'è cala capo, mando in faccia a un re. Canta rivoluzione, e quando arraggia saglia, e indussicata l'anima, o peggio e meglio non male. Canta rivoluzione, e quando i guagnoni chiagnano, e per quando fatica, e figli tuoi non mangiano. Canta rivoluzione, e quando a volte portone, non serve più moffiene, ma può piacere padrone. Canta la storia antica, che va paiera e divano, e diranno fuggono, solo si tutte in mano. Canta la storia antica, che va paiera e divano, l'uomo non esta, passano, o soppruso l'umano. Ma che cazzo sta succedendo? E che dirle Tortora? Alla casa del sindaco. Caruso, tu alla piazza del Gesù. Gli altri con me, avanti! In posizione! Uè, Crocco, ma te si scordate quella che c'è fatta per te? Va buono, capisci? Vattene. Per mo' vattene. Mamma mia, bella, ma che succede? Mamma mia, aiutami tu, madonna mia! Sono tu che devi salvare del tuo santo. Vince sì! Ah! Venite! Carmine, sei tu! Non vince sì, che aspettate! Ho capito, un momento! Quando piglio la mia roba, le mie carte! E pigliatele sti carte! Le prendo! Dentro a questa borsa ci sono i documenti di tutti gli imbrogli di quei galantuomini! Questa borsa è importante, ci può salvare la vita! Thank you.
voglio che sia sepolto in chiesa. Sì. Tieni, mamma merda, tieni, ma da cima! Tieni! No! No! La famiglia, no! È della mia! Ha avuto pietà della mia! Assassino! Assassino! Vieni, perciò, tu donghia, vieni. Cercolo, la famiglia no. Guarda che avevo trovato. Venite a mangiare, in cucina. Chiamala, là, ci sta per rovinare Gagnaro. Eccellenza, il generale Cialdini. Monsieur les officiers, je vous prie de m'excuser de vous avoir distrait de vos occupations. Mais comme... Mi perdoni, eccellenza, non tutti gli ufficiali parlano francese. Signori ufficiali, sono spiacente di avervi distolto dai vostri impegni, ma il mio tempo è prezioso almeno quanto il vostro. Il Parlamento ha avuto la cortesia di farmi avere le recentissime conclusioni della Commissione parlamentare sul brigantaggio nelle province meridionali. Dal resoconto inviatomi dalla Commissione parlamentare risulta che bande di briganti agiscono in modo deciso e impunito in Campania, Basilicata e nelle Puglie. Si contano non meno di 80 bande, di cui si conoscono capi, gregari e manutengoli, Coppa, Cavalcante, Tortora, Summa, Masini, Giuseppi, Trotta, Rubino, Caruso, Romaniello, Cillis. Desiderate che io prosegua? La commissione ha valutato che il numero degli associati supera le 7.000 unità. 7.000 criminali liberi di uccidere, stuprare, rapinare e di ricattare. Lo Stato ha mobilitato contro questi assassini oltre 30.000 soldati, 2.000 carabinieri, 5.000 guardie nazionali. Risultati? Zero. Ebbene, io non mi lascerò paralizzare dalla criminalità meridionale, né io, né il mio Stato Maggiore, né i miei soldati. Ma dove dunque è finito l'onore del Sesto Corpo d'Armata? E annegato nei caffè dei salotti filoborbonici di Napoli. L'onta del brigantaggio ci disonora di fronte a tutta l'Europa. Siamo lo zimbello degli inglesi. È arrivato il momento di finirla con questa accozzaglia barbara, foraggiata dai nemici dell'Italia unita e perfino da alcune frange vaticane. Io ordino dunque che su tutto il territorio infestato da bande brigantesche venga applicata la legge marziale e che nelle zone occupate viga il diritto di rappresaglia. Generale, è arrivata quella persona. Quale onore, eccellenza. Sono ai vostri ordini.
Siete già a conoscenza degli ordini. Non voglio nessun tumulto a Napoli. Napoli è una città pacifica. Qualche testa calda l'abbiamo già acquietata. Ma dovreste nominare qualche delegato di polizia in più. Gente fidata. Gente nostra. Va bene, li avrete. Ma ricordate la consegna. State tranquillo. E vi prego di accettare questo piccolo cadeau. È contro il malocchio. Non credo a queste buffonate. E fate male. Buongiorno. Amaronna t'accompagna. Per ora non possiamo farne a meno, poi li spazzeremo via. Non credo che sarà facile, signor generale. Eccolo! L'ho trovato! Bravo! Io lo sono messo io! Gommi! Ehi! Addonù! Questo signore ha prestato 8 ducati alla famiglia del Buono e in 3 anni gli 8 ducati sono diventati 60. Alla famiglia del Buono è stato espropriato il fondo che è andato all'asta e naturalmente il signor Vestito l'ha ricomprato. E questo è l'atto di acquisto. Un giornale del Buono ci sta. Ehi! Maglia, come stai bruciando? Quanto tempo non ti lavavi tu, eh? Guarda che la giovinezza previ! A roba, vieni acqua! Ma che sta romattina? No, un tammangile! Che gli ci chiude una finestra alla stalla? Dai, credo più forti, ah! Guarda chi l'ha giocato, fino a me! Marito mio! In che disgrazia sei caduto? Nelle mani di questi assassini senza te. Sai che gente si dice? Che ti vogliono bollire vivo e poi mangiare con olio e limone. No. Come fanno con burca? Ma che ne sa, cibo un uomo buono. Che lascia stare. Finomene, salva, ho tutto bene che t'ha voluto. Non ricordo. Filumè, a buona festa no. E allora fammi quella cosa là. No. Alfa non ci riesco, mi fa schifo. Allora niente. Se non fai quella cadichia ti faccio morire fa. No, Filumè. Che stai rubando che mi voliva? Fo! Sparami un colpo e falla finita! Assassino! Madonna, te ringrazio. Per quelli come voi la violenza è un diritto. Per quelli come noi è un delitto. Lo sapete chi lo diceva questo? Il brigante Angiolillo, prima che lo impiccassero. Mia madre morì pazza quando vostro figlio disonorò mia sorella. E nessun tribunale lo condannò. Voi potete rubare, violentare, uccidere. E nessuno vi condannerà. E allora che ci resta a noi? Solo la vendetta. Che ci riduce come le bestie. Ma io non voglio vendetta. Voglio giustizia. In questi documenti ci sono le prove di tutti i furti che avete commesso contro la Chiesa. Don Pietro. Eccomi, comandante. Venite a vedere. A Vincenzo di dategliele. Ecco le prove. Fatele avere alla curia di Avellino per farle portare in tribunale. Gesù mio. Così vi siete impadronito del fondo di Litri. Ci lavoravano 20 famiglie. E l'acquedotto di Serra. Anche di quello vi siete impadronito. Le proprietà della chiesa sono state confiscate dal governo. Ma di quale governo parlate?
qua nessuno lo conosce questo governo se non attraverso le tasse, le carceri, le fucilazioni, la fame e i furti, come questi. Controversi, siete romariuola. E come tale sarete trattato? Conoscerete il carcere come un delinquente comune. Portatelo via, in galera, pane e acqua. La nuova autorità sarà rappresentata da Don Vincenzo Esposito, fino a quando il governo spagnolo non sarà tornato. Sua Eccellenza il generale Cialdini è sceso personalmente in campo per la repressione del brigantaggio. È stato catturato un malvivente armato di fucile e di munizione senza averne licenza. È certo un brigante. Ma lo conosco. È Carlo Capasso, un pastore. Il generale intende usare la vostra caserma come sede della corte marziale. Si metta a disposizione. Agli ordini, signor colonnello. Bene, allora. Il colonnello Salvini farà da pubblico ministero e il caporale Bergia da difensore. Introducete il prigioniero. L'udienza è aperta. Signori, vi presento il professor Ettore De Nigro, studioso di questa nuova scienza chiamata... Buongiorno, signori. Antropologia criminale. Dalle fattezze del suo volto... Il professore potrà indicarci il grado di ferocia dell'imputato. Prego, professore. Dunque, vediamo, sì, certo. Ecco, questo individuo presenta il cranio piuttosto piccolo, con diametro bitemporale di minore lunghezza rispetto a quello frontale occipitale. Per cui gli organi della distruttività e di ogni altra tendenza animale si mostrano preponderanti sul resto. Ho finito, eccellenza. Colonnello? Eccellenza? Signori ufficiali, quest'altro giungerà alla dotta disquisizione del professor De Nigro. Oggi la scienza è in grado di offrire quelle matematiche certezze in grado di scongiurare l'errore umano. In più, i fatti. Quest'uomo, armato di fucile, in disprezzo a tutte le norme emanate dal governo di Sua Maestà il Re d'Italia, si aggirava per i monti, con la palese intenzione di tendere agguati a militari e civili. Chiedo pertanto, in base agli articoli 1402 e 1409, la sua condanna a morte mediante fucilazione. A voi la parola, caporale. Eccellenza, io conosco il pastore Carlo Capasso e non risultano a suo carico elementi che possano... Caporale, Capasso denunciò il possesso dell'arma, giustificandone dettagliatamente il motivo. No, eccellenza. Come richiesto dall'accusa, la corte lo condanna alla pena di morte e ne ordina immediata esecuzione. Portatelo via. Avete fatto del vostro meglio, caporale. Del resto ognuno ha diritto alla difesa. Mi perdoni, generale, ma insisto per un atto di clemenza da parte sua. Quell'uomo non è un brigante. In queste zone si gira armati perché si ha paura di tutto. Un gesto di clemenza sarebbe più efficace. Ricordate d'essere un militare. Non c'è spazio per la retorica.
Visto? Tutto già finito. Carmine, ma che fai? Ve ne andate? Ma perché? Devi restare, qui ci sono ancora tante cose da sistemare. No, Don Pietro. Siamo troppo pochi. Se mandano le truppe, questa per noi è una trappola. E per voi sarebbe una strage. Severino. Caruso, dove sta? Ma tu che buoni! Forse è andato a pisciare. Dovete capire. L'attacco è avvenuto di notte e non potevano distinguere. E invece dovevano distinguere. Io a sto disgraziato gli avevo dato una lista dei proprietari che non dovevano toccare. È vero. Sì, è vero. E io ce l'ho data. E allora? E che vi devo dire? Lo sapete com'è fatto? Ma siete annisciuti. Ma perché il comando l'avete dato a lui? Non ero buono io. Ognuno posto su. Tu hai un compito che potrebbe essere molto più importante. Ah, sì? Quale? Aveva veramente un generale. Tutte le femmine del paese ti mangiavano con gli occhi. Ma tu ci credi veramente di poter cambiare il destino tuo e quello di questa povera gente? E tu una settimana fa ci credevi che avremmo pigliato Rio Nero, bruciato l'archivio, cacciato i padroni. Il destino lo cambi quando vuoi. Ora tu l'hai cagnata da un giorno all'altro. E lo sto cambiando ancora. Carmine, falla roccia, roccia. Per me come fosse la prima volta. Il consiglio comunale ha deciso ad accettare le richieste per il bene del paese. Mi dispiace che si sono arresi. Era meglio quando ci sparavano un golo, ma divertivi in più. Hai portato tutto? Sì. La cassa comunale. Ara. Vai a vedere la bandiera. Aspetta, Carmì! Le carte! Le carte! Le carte! I documenti che abbiamo chiesto! Ahí sono quattro. Rama sta bandiera. Ora questo devo potere. Questo è il simbolo degli antichi briganti contadini.
È un momento. Maestro Sagliano, quale onore, nuovo dalle nostre parti. Brigantaggio fa vendere, questi quadri vanno a Roma, c'è grande richiesta. Il pubblico è affamato di banditi, di bersaglieri eroici, di donne rapite e di amori incestuosi. È la migliore rendita del mezzogiorno, però ci dobbiamo difendere dalla concorrenza straniera e dai fotografi. Io vi conservi col vostro cinismo, maestro. No. Ma va stretto. Ancora 20 tornesi ce l'ho fatta. A fare? A pagare il viaggio per i figli miei. Perdonami, comandante, ma i miei figli li voglio mandare in Francia. A Marsiglia c'ho un cugino che li può aiutare. È sbagliata. Stanno vincendo. Tra pochi giorni arriva l'esercito spagnolo. Chi te l'ha detto, quelli là? Uno! Ti guardavo mentre parlavi. Mi sembravi un lupo accerchiato dai cani. Chi sto porta buoni? Ti scansa dalle pallottole. Mamma Maria, cresci cosa? Fegato di piccione, cervello di merlo, piena chiesa, te posso servire. In nome della legge, siete da re! Fermati! Fermati, Tortora! Fermati! Ah, è ridicolo, no? Semplicemente ridicolo. Un caporale e quattro carabinieri catturano tre fra i più feroci briganti della provincia. E noi? Noi abbiamo perduto 7 ussari d'Andretta, 10 granatieri a Rocchetta, 23 soldati del 15° e 7 del 24° reggimento alla masseria San Vittore. Quei briganti andavano a far provviste. I rifornimenti. Ecco la chiave. E allora io ordino che tutto il bestiame sia confiscato, convogliato nei grandi centri e sorvegliato. Tutta la farina, l'olio, il vino, il formaggio, tutto. Voglio che sia sequestrato assolutamente tutto. Colonnello, fate stampare il bando e provvedete alla sua esecuzione. Generale, mi permetto di farle notare che in tal modo distruggeremo la sola economia delle zone. Colonnello, qui non siamo al mercato, dove si può discutere sul prezzo. Qui stiamo facendo la storia d'Italia. E quando si fa la storia, non si può badare a spese. Portatevi a
Fuori via! Capre! Fuori! Porca via! Porca avanti! Ora le recinti le va! E come all'animale, hanno pigliato la farina, l'uoglio, la frutta, i bestie! Un greggio mio è distrutto! Mi sono morto 3 vacche e 60 pecore! Ancora pochi giorni e sarà la nostra fine, non possiamo aspettare, siamo in mamopera! Ci stanno distruggendo! Non possiamo né mungere né andare pascoli! Siamo in mamiglia a roba nostra! Aspettate, se andate da soli, i militari vi faranno a pezzi! Ci penserà Crocco a liberare i bestiali! Non ti aspetta chi lo faccio, ma con punta nostra! Siamo in mamiglia a roba nostra! L'avete fatto voi il pane? E come no, vi piace? Pigliate venne ancora, ya? Ce l'hai amoroso? Stasera ti vengo a trovare. Passamene ancora. Mammalo ancora, la spiga! A Sgurgola c'è stata la rivolta dei contadini e bisogna avvertire a Crocco. Che è successo a Sgurgola? I pastori si sono ribellati al sequestro del bestiame. Salvatore, Alfonso, stanno a Sgurgola. Sì, hai lo notizie? So, Alfonso è ferito, ma non è grave. Oh, madonna mia, benedetta. È successo, se credi. A Sgurgola si sono ribellati al sequestro del bestiame. Hanno ucciso tutti i militari. E là ci stanno Salvatore e Alfonso. Alfonso è ferito e è assunto e è corsa da lui. Su pazzo. I militari faranno una rappresaglia. Diamo la figlia. Vai, vai. Oh, oh, oh. Oh, mamma, fa chiaro. Portami un bianco d'uovo. Con dell'olio d'oliva sbattuto. Sì, sì, subito. Ma perché vi siete messi in mezzo? I denari stanno tutti qua. Tu e tuo fratello. Ve ne potete partire quando volete. Cos'è accaduto, caporale? Un massacro, eccellenza, a Sgurgola. La popolazione, con l'aiuto dei briganti, ha attaccato il mio reparto e l'ha distrutto. Sono fuggito, ma gli altri tutti morti. Una barbarie, eccellenza. Portatelo via. Colonnello, dove si trova il paese? Non è lontano da qui, generale. Saranno più o meno 10 miglia. Quanti abitanti? Non c'è un censimento preciso, ma non saranno più di 500. Della Valle. Signore? Prendete con voi un reggimento, occupate il paese ed esercitate il diritto di rappresaglia. Sulla popolazione? Avete inteso benissimo. Giusto ieri il ministro Spaventa ha dichiarato la popolazione complice del brigantaggio in quanto lo alimenta e lo protegge. Dunque, se la popolazione ci è nemica, la rappresaglia è un nostro diritto. Execution. Thank you.
Mola. Mola la borsa. Sta a Troia. Stinski fusse lamenten e impiende da ne. Se prima faceva sta vita per i sord, da oggi la faccio per vendetta. Fermatevi. Fermatevi, sergente. Grazie. Marchesa, Marchesa. Sono deliziose. Che sorpresa, generale. Benvenuta, generale. Marchesa, ce l'avete fatta raggiungere queste zone selvagge? Zone selvagge? Sembra di essere a Versailles. I miei omaggi al signor Marchese. Riferirò. Andiamo, sergente. Neppure i Borbone hanno fatto peggio. Hai letto le dichiarazioni di Napoleone III? Ti avevo avvisato, caro Cialdini. Le tue strategie napoleoniche qui non funzionano. Il governo è in difficoltà per le stragi indiscriminate, ma soprattutto per le tue sconfitte. Avevo letto sui giornali le dichiarazioni patetiche di alcuni deputati. Questi presunti spiriti umanitari pensano che si possa abbattere l'avversario senza fargli troppo male. Noi qui non siamo nei salotti, o alle riunioni della stampa, o nelle anticamere del governo. La guerra è un atto di forza che non prevede alcun limite, quali che siano le conseguenze. È questo che abbiamo imparato nelle scuole militari. E questo principio io applico alla lettera. Probabilmente non hai valutato l'idea che questa non è una guerra. Qui non siamo da Austerlitz. Che siamo in una provincia dell'Italia unita che ha problemi di banditismo. Un banditismo protetto e armato dalla Spagna, sopportato dalla Francia e incoraggiato dal Papa. È questa la verità. Se fosse vero, e forse lo è, avreste avuto degli ottimi motivi per agire con maggior cautela. Ti auguro una sorte migliore, generale. Tutta dorma e io può dormire pensando al mio bene, ma se lasciamo lì li guardo d'ore sonno a un, a due, a tre. Io ti voglio bene assai, ma tu non pensa a me. Io ti voglio bene assai, ma tu non pensa a me. Ti è piaciuto? Era per me? No, ero per innamorato mi lontana. Stamma a sentire, è arrivato il generale Borges. Ci stanno due ufficiali suoi. Stamma fa, e facciamo aspettare? No, gli andiamo incontro. Sono i rinforzi che aspettavamo. Ruio! Allo stop, dispone las divisas. Quítate de la. Thank you.
passo. Para nosotros es peligroso esperarlos aquí al descubierto. Están 300 soldados más allá del bosque. Tiri voi, comandante Crocco. Sono io in persona. Vi aspetto da due giorni, comandante. Avete avuto difficoltà? Abbiamo fatto il giro più lungo. La zona è piena di piemontesi. Ve li portate dietro dalla Calabria. Certo dovete fare paura se per quattro gatte si muove mezzo esercito. Sono il generale José Borges. Agli ordini di Sua Maestà, Francisco II de Borbone. Queste sono le istruzioni ricevute a Marsiglia dal generale Cléry, che come sapete coordina tutti i movimenti insurrezionali. Sono scritte in francese, naturalmente. E Don Pietro lo sa il francese? Beh, qualcosa. Leggete. Il signor generale Borges osserverà le seguenti istruzioni. Articolo 1. Il signor generale si imbarcherà per sbarcare sulle coste della Calabria. Articolo 2. Quando si impadronirà di qualsiasi luogo, vi stabilirà il potere militare di Francesco II. Come farete a impadronirvi di questi luoghi? Molto dipende da voi e dai vostri uomini. Sono venuto a questo incontro perché mi era stato assicurato che voi e i vostri uomini sareste passati ai miei ordini, pur conservando i vostri gradi. Pure a me mi avevano assicurato che sarebbe arrivato un esercito. Dov'è? L'esercito dov'è? L'esercito arriverà. Avete la mia parola d'onore. Ora intanto dobbiamo occupare tutti i paesi che sono insorti e ripristinare il governo legittimo. Non ci sono abbastanza uomini per occupare i paesi. Noi attacchiamo di colpo e di colpo scappiamo nei boschi, dove non ci piglieranno mai. Solo affrontando il nemico in campo aperto si vincono le guerre regolari. Re Francesco la sua guerra regolare l'ha già perduta. Sua Maestà comunque non dimentica che i suoi figli hanno sacrosanti diritti. Questa è la paga per i vostri uomini. E questo è il brevetto di generale per il comandante Carmine Crocco. Felicitazioni, generale. Ma che cazzo vuoi dire sta storia? Che da oggi non sei più un bandito, ma un patriota. Che è sta storia che io non vedo? Questo è un esercito regolare, non c'è sta posta per i film. Hai sentito, Borghese? E allora perdete, e poi non prendo ordini da questo spagnolo. Vatti, no va, è un ordine mio. No, chi resta qua, voglio vedere come va a farnista, pagliaccia. Eccolo là il nostro nemico, eccellenza. Si preparano per la vostra battaglia. Hanno saputo che vogliamo attaccare Memphis e ora ci sfidano in campo aperto. Ordinate l'assalto, generale Crocco. Nico, va! Vamo!
Dove sta la nostra patria? Dove sta? Fianco sinistro siamo più deboli. Lì sta la massacrata. Dove sta il colonnello Crumero? Dove sta? So io. Vai! Come si batte bene la mia gente. Sono dei coraggiosi. Ehi, sempre. Quando si tratta di salvare la pelle. Grazie, Eminenza. Bravo, generale. Alle future vittorie. Sì, sì. Se non facevi mai capa nostra, nada che vittoria. Mi facevano una mazzata. Senti che dice la Marchesa, va. La curia romana, Eminenza, dovrebbe avere più a cuore i destini del Mezzogiorno. Noi ci sentiamo un po' abbandonati. La curia è sempre presente. C'è stato un momento in cui ho avuto paura per voi. Poi per fortuna... Non è stata fortuna, è stato valore. Sua maestà è stata informata di questo successo. Che ci ha inviato i suoi voti augurali. È stata una bella vittoria. Ma non dovevate tenere il lutto almeno 3 anni? Oh, i tempi sono cambiati, caro notaio.
Ma che la signora la brucia un mazzo, vero? No, ma chi è male, come si permette? Sta generale che si riforma, le sta muy bien. Usted es el más guapo de los generales españoles. Salud. È buono sto vino, ma lo facete voi? Claro che sì. En la cama tengo una colección de... Si quiere acercarte, deve solo vedere. La bucca di robe, Che? Signor generale! Avimo fatto tutto sto burdello, ma da papà Faranella a te, questa vecchia ruffiana pittà! Avo Fernione! Come tu qua! Calma! Ma non la ritte tu che non ci stanno le gambe per nessuno, che siamo tutti liberi, eh? E che c'entra? Io sono libera! Tornate a mangiare! Cattina, stai male? Sto buono. Ma lui che si fa in macca? Rindo sto palazzo. Mi è stato stile solo di sete. Sta gente fino a ieri manca ci salutava. Ma che fai? Voglio avere la tua stonca. Me la voglio ricordare. Eccellenza, in che posso servirvi? Da quanti anni siete al servizio della famiglia Doria? Da sempre. E sto signore? Chi è? È Andrea, alla battaglia di Savona. È il principe di Melfi. Signore, da come ti atteggi sembri abituato alla guerra. Sembri coraggioso. La morte non ti fa paura. È che saresti più coraggioso di me? Scommetto che se fossi stato ieri qui a Melfi, saresti scappato come tutti gli altri. Era coraggioso quel capitano dei bersaglieri che gridava viva il re. Vuoi sapere com'è caduto? Non voglio in giro. 12 anni forse. Scivolando di cespuglio in cespuglio. Gli ha piantato mezzo uncio di piombo qua, mie soviet. I tuoi avi ti hanno tramandato la virtù di condurre i tuoi uomini al macello. E tu quella virtù hai coltivato. Hanno imbrattato questa tela per ricordare la tua stirpe. Ma a me, figlio della miseria, ladrone plebeo, quale pittore dipingerà la mia entrata a Melfi? È questa l'infamia del mondo. E per questo, finché posso, io turberò i sonni in queste case di signori, di nobili prepotenti. E spezzerò questa infamia. Eccolo, sta là. Comandante, guarda che ho trovato. Sti documenti. Sono il protocollo di Clery. Li ho fatti tradurre dal francese. Sono importanti, eh? Non te l'aspettavi. Per noi andate a dormire. Prima la mattina si parte in presa. Che succede, generale? Ce ne andiamo, eccellenza. Così? Senza neanche avvertirmi? Il fatto è, eccellenza, che ce ne andiamo senza di voi. Torniamo nei boschi, prima che arrivino i piemontesi. Tornate a essere briganti. Pensaci bene, Carmani. Pensaci bene.
Quando ci avete chiesto di combattere per voi, ci avete letto gli ordini del comandante Clarini. Ma ne avete dimenticato uno. Articolo 8. Al primo successo, il comandante Borghese si vedrà circondato da generali che vorranno prendere il comando. Li terrà a distanza, aspettando che sua maestà gli manderà gli ufficiali che stimerà degni. Mi avete fatto spiare. Per mia fortuna, eccellenza. Ho sempre pensato che vi sareste sbarazzato di noi. Noi siamo considerati gente da furca o da galera. È già successa con la vostra rivoluzione. Questa è insubordinazione. E voi ne risponderete direttamente al re. E allora dite al vostro re che se vuole fare la guerra porti lui i soldati ai cannoni. Questa è la nostra guerra, la guerra dei contadini e dei briganti. Mettetevi comodo, caporale. Sedetevi. Preferisco restare in piedi, signor generale. Dunque, quali sono gli errori da non ripetere? Se mi è permesso, signor generale. Prego. È stato del comportamento verso le popolazioni l'errore più grande. Pagano sempre i più umili, i meno difesi. Ma si rendono conto di cosa significhi l'Italia unita? Hanno seguito Garibaldi, come avrebbero seguito fra diavoli ai tempi del cardinale Ruffo. Per molti, Garibaldi era l'Italia unita. Per salvaguardare le popolazioni, dunque, la nostra presenza qui deve avere il carattere di un'operazione di polizia e non di un intervento militare. E come le polizie più efficienti, avremo bisogno di confidenti. Chiesa e borghesia già danno segni di ripensamento. E così il governo potrà riaprire il dialogo con la Santa Sede. Sempre sia lodato, Don Pietro. Servo vostro, Eminenza. Anche se quei vostri briganti hanno smesso da molto tempo di farlo. Ma la carità cristiana, il rispetto delle liturgie, Eminenza, in tempo di guerra... Non mi riferivo a quello, ma all'assoluta ingovernabilità di questi banditi che abbiamo sperato di riportare sulla giusta via. Quel Crocco ha avuto la sua opportunità mettendosi agli ordini di Borges, ma ha preferito tornare alla rapina. La nostra amica Francia rispetta gli accordi e protegge i confini vaticani, ma non può tutelare un esercito di briganti. Ma Eminenza, ora il problema ci riguarda direttamente. Molti di noi sono stati incriminati per connivenza con le bande. E non vi pare questo un buon segnale? Il nuovo governo vi ha mandato un avviso, non i bersaglieri, segno che vuol trattare. I nuovi ceti sociali non vogliono distruggervi, vogliono accordarsi. Poi tutto può restare com'è. L'Italia è il paese degli accomodamenti. Ma allora i signori si accordano con i liberali, addirittura con i massoni, a danno della Chiesa. I beni della Chiesa, che sono il sostegno dei più poveri, finiscono nelle mani degli atei, degli speculatori. La Chiesa ha un destino di immortalità. Il tempo renderà giustizia. Ma intanto bisogna liberare Sua Santità da questo peso e da questo ricatto. Avrete pur preso qualche cautela. Certo, Eminenza. Abbiamo un uomo fidato tra di loro. Un uomo che conosce ogni loro rifugio, ogni loro mossa, ogni loro intento. Ecco, questa potrebbe essere una prima reale prova di accomodamento. Forse le cose, eliminato il brigantaggio, potranno riprendere una piega giusta. Forse. Li abbiamo spinti a combattere e ora li abbandoniamo. No, Don Pietro, non abbandoniamo nessuno. Sono fratelli che sbagliano, ma non possiamo coinvolgere la Chiesa nel loro destino. Dalle spiate sappiamo che Pallavicini vuole fare una manovra per metterci in mezzo. Ci sono truppe in arrivo da Napoli e da Potenza.
i documenti. Mamma mia, mi hanno fottuto i documenti. Allora noi ci dividiamo e ci facciamo inseguire. Quando una banda viene assalita, l'altra viene in aiuto. E ci troviamo in superiorità di numero. Comandante, i documenti. Io vorrei sapere come hanno fatto a trovarli. Se chiedeva a Trevigliano, Kruger, Lago Pesole. Ninconanco nella zona del Vulture. Comandante! Ci sono truppe in partenza per Napoli. Preparate. Hanno fottuto in carta. E senza di quelle siamo tutti morti. Caruso? A dove sta Caruso? Non c'è sta. È sparito. Ma Vincenzi? Sì? C'era pure qualcosa su Don Fortunato? Sì. Documenti che riguardavano la sua nuova attività? Sì, certo. So che li ha presi. Arriverà il giorno che tutti questi si metteranno d'accordo e noi rimarremo fottuti. Ecco perché ci servono quei documenti, per salvarci. Ma Vincenzi, se vi volete salvare... Caccia fa. Dovete tornare in galera, là state al sicuro. Uè, chiaro. Dunque, voi sareste Caruso Michele di Atella. Sì, signore. Gregario della banda Crocco. Capo banda, signore. Capo banda. E vi siete costituito ai reali carabinieri dichiarando di poter dare delle informazioni. Ho letto il vostro bando, signor generale, dove si promette clemenza per quelli che mostrano pentimento per le malazioni e collaborano con le autorità per ristabilire l'ordine e la giustizia. Per far ancora meglio, vi ho portato pure dei documenti che vi potrebbero servire. Certo, riguardano i vostri vecchi padroni. Capitano, vi affido il capobanda Caruso, attualmente pentito dei suoi delitti, ma disposto a portarci sulle tracce di Carmine Crocco. Fatene buon uso. Come vuoi tu? Pagatina, stai triste. Non lo vuoi, ufficiale. Non lo vuoi. Ho voglia, come? Non ho voglia. Però mo pizza sta buona. Ho chiamato Francesca. Come tuo padre. E sua femmina? Maria. Aia, mamma Maria. Come la Maronna si fa sta grazia. Solo io posso farvi arrivare fino a Crocco. Non la fare troppo lunga. Che cosa vuoi? La sua strategia adesso è cambiare i rifugi e dividere le bande. Dobbiamo togliergli di mezzo i complici, Ninconanco e Kruger, per cominciare. E sai dove trovarli? Se mi lasciate fare, io ve li consegno in 2 settimane. Ma mi dovete dare carta bianca. Tu non mi piaci, Caruso. E lo sai. Ma rispetto gli ordini. Per il bambino non c'è stato niente da fare, mi dispiace. Mi rendo conto che è terribile, ma ora dobbiamo pensare alla madre. Dalle 20 gocce al giorno. Grazie. E di che? Non sono stata capace manco di fare ufficio. E mo che fai? Bagaccio. Ma che facite, dormite? Mi sembra venuto per provviste.
No, non dormivo. Pregavo. Nel convento c'è una terribile epidemia. È tutto infetto. È inutile attaccarli qui. Si disperderebbero in un lampo. Seguiamoli. Tanto lo so dove andranno. La chiesa ha ordinato ai conventi di non rifornirli più. E loro vengono qua. Adesso li potete arrestare. In posizione. Chi è? Apri. Sottostante, apri. Che volete? Don Luigi ci deve ricevere. Chiamatelo, facite un presto. Entrate, bevetevi un bicchiere. Lo sorse rosso. Farla vedere a tua moglie questa foto, ne? E questa portatela in paese, mostratela a tutti! Capito? Mostratela a tutti! A tutti! Da quanto tempo non ti confessi, figlio? Della Pasqua passata, padre. In questo periodo, quali peccati hai commesso? Ho ucciso e lasciato uccidere degli uomini, padre. Ma solo per difendere la mia vita. Sei un militare? No. Sono Michele Caruso, padre. Michele Caruso? Fuori! Fuori dalla casa di Dio! Fuori! Infame! Giuda! È cambiato tutto, padre! Me ne dovete convincere! Se voi ci aiutate, le autorità renderanno conto. Aiutarvi, serpente! Io dovrei strozzarti con queste mani! Non avete capito niente, padre! Ci ammazzeranno tutti! Il sogno è finito. Hanno in mano tutte le carte per impiccarvi. Decidete, padre. A Lincoln Anco, sta fuggendo. Porta una donna. Deve essere quella rosa. Probabilmente stavo sposando. Tutte le uai, Catherine, ma chi le pensa che femmina? Guarda, si fa così. Ne ma tu che vuoi a me? E poi? Che già fa? Al cuore non si comanda. Sì, sì, va buio. Però t'hanno seguito. Mi zii Bosch. Nessuno può seguire una traccia e voto mi perdo pure io. Tu? Caruso no! E Caruso li sta guidando da almeno un anno. È vero. I pastori dicono che i boschi sono chini militari. Ringella isso. Cazzo.
Non sono un cassaio, ma sono denaro. Va pure. Si viene una verona per te. Facciamo l'attacca e poi arriviamo noi. Filome, andiamo Genia. Data buono, piccerino. Sto arrivando. Si è rifugiato in quella chiesa diroccata. Forse sarà meglio chiamare rinforzi. Bisogna avvertire il comando. Sembra tutto troppo facile. Potrebbe essere una trappola. Bisognerebbe prima capire quanti sono in realtà. Lui lo sa bene che l'abbiamo seguito. Ecco perché. È la vecchia strategia. Su quel costone c'è Crocco. Questa volta prendiamo due piccioni con una fava. Abbiamo rinforzi qua attorno. Sì, certamente. Il sedicesimo bersaglieri a mezz'ora. Ehi, hai trovato una bella giornata per sposare. Perché tu mi vuoi sposare? Sì, stamattina qualche palla scostumata non me l'aveva messa. Ti sposo, parola mia. Non arrivano. E fanno buona. Sono tutte invitate. Venitevi pronti a sparare quando dico io. Perché Carmine non arriva? Perché? Ricarica. Link, arrenditi! Sei rimasto solo! Nicola Summa! Aspettiamo solo te! Lasciate andarmi, lo convinco io. D'accordo, andate. Nicola Summa! Sta arrivando Don Pietro! Fermi! Non sparate, sono disarmati, si arrendono! Non sparate! Ninco, vieni! Vieni! Ma pigliamo cavallo, va! Fambres, fambres!
fuoco! No, per Dio, no! Assassini! Assassini! Prete di merda! Caporale, la pistola. O finirete davanti a una corte marziale. È più facile che ci finiate voi, capitano. Quando le autorità leggeranno il mio rapporto. Sei finito, figlio di puttana. Via, via, puttana! Il fotografo! Dov'è il fotografo? Ora mostriamola a tutti! Portate quell'asino, svelti! Dai, via lo forza! Forza, dai! E tira su, ecco! Si ricorderanno. Ma tu, ma vuoi bene? Sì. E allora? Bersaglieri, in posizione qui! Voi alle spalle! L'abbiamo perduto, caporale! Eccolo, capitano! Ma allora Crocco è ancora vivo. E credo che lo resterà a lungo.
Don Gaeta, ma dov'è? È tempo di semina. Semina, addo, che cosa? E terra sono stata bruciata, i figli fucilata. Noi tenimmo solo da stena, o brigante, o emigrante. Stata vapore. O sangue passato ancora, goppa sta terra amara. A morte se farestina, o sfregia diventa storia. O fierra scanna di pata innanzi all'occhio di creatura. Piagnano senza riuscire e vicerille a nulla. L'Italia si accrescerà con l'acqua raggiura ancora. Saranno cittadine senza nessun onore. Saranno terre lontane e lacrime e bastimenti. O mezzo per scordare i torti e i tradimenti. Per non assaggiare i comandi risultati in te casa nostra. E insurte, dormienti, scorna, cadrasano rinda all'osso. E sarà l'arte gambà non credere più a nessuno. Sarà l'arte imbrugliata, non so cuccare uno. Saranno guappa, tempaghera, marione, santo, fiano. Saranno duca e zandraglie, prieve e ciarlatane. Profumi di palazzo, sottane e parapalle. Fascio umide e scuro, bocca cociata e cipolla. La pizza con ogni regina e chi fu un migraiere. E nipote chi fu brigante, saranno carabinieri. Sarà una ferita aperta, sotto all'acqua sola. Un corpo che si studia senza gettana d'ora, una lucca senza voce da passa per terri e città, una ansia senza nome, da notte che viene a trovare, gente senza pace, trovare giuste parole, per meglio nascondere cose che a ricevere non vuole, sarà avuta sempre a capa quella che ha troppo cuore, sarà si scurtare l'ucenza, sarà insuzzare l'amore, sarà recitare commedia per strada e per tingaglietta, sarà per soffrire a chi lato solo per fare spietta, io offrirti scala coscienza, la testa si fa stizia, fra l'uomo nella terra mia, non sarà che ti stizia, ma io canto, 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 canto per tutto quanto.